Giovanni Tassano, allenatore del San Pier di Canne. Risultato sfavorevole per i padroni di casa, sorprendente soprattutto per come è maturato. Ma il calcio di sorprendente ormai per me non c'è più niente, c'è la delusione per una mancata concentrazione, un primo tempo splendido dove siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione anche per raddoppiare e triplicare, loro sono rimasti 9 per due espulsioni anche giuste, negli spogliatoi ho detto la partita diventa difficilissima, ma dobbiamo avere solamente la capacità di fare quello che facciamo in allenamento, giocare la palla 2 o 3 tocchi, niente, ci siamo trovati paura, abbiamo sbagliato 10 ripartenze, abbiamo preso gol su punizione, ho avvisato la squadra di avere almeno la dignità di portare a casa il pareggio, non è riuscita nemmeno a fare questo, e, beh, conferma quello che penso, che comunque noi non siamo all'altezza mentalmente per poter fare un campionato di vertice. È un po' che penso questo e i miracoli piano piano tendono a finire. Abbiamo ancora tanto tempo davanti, ancora tanti giovani che hanno giocato molto poco. Penso che la classifica ormai ci impone grossa tranquillità. I playoff, secondo me, mentalmente non siamo in grado di meritarli. Da domenica giocheranno di conseguenza tutti i giovani. Luca Piropi, allenatore vecchio Levanto. Un vecchio Levanto in formato super e spugna il campo della Colmata. Sì, intanto volevo un attimino scusarmi perché all'andata non mi sono presentato alla tua intervista e sembra che oggi, avendo vinto, lo voglia fare. Quindi vi chiedo scusa, ma l'altra volta avevo altri motivi per non fare l'intervista, che erano interni. Oggi un'ottima partita, soprattutto al secondo tempo, quando siamo rimasti in 9 abbiamo cominciato a giocare, hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto i ragazzi in maniera esemplare. Non ho proprio niente da dirgli se non un grazie enorme perché veramente questa vittoria ci permette, a parte di passare San Pier di Canne, che ritengo ancora adesso essere una delle migliori squadre del girone, all'andata ci ha dato una bella lezione di calcio, oggi forse sono stati leggermente un po' presuntuosi sull'1-0 con due uomini di vantaggio e, come spesso capita, le motivazioni erano altre e hanno perso una partita che comunque non penso che gli rovinerà il campionato, di sicuro ce l'avremo addosso fino all'ultima giornata. Comunque sì, tanta, tanta, tanta soddisfazione.